tutti quanti sul canale, sono qui in un luogo fresco a parlarvi dei miei acquisti di Tigota. Allora, vediamo che cosa ho preso questo mese. Partiamo dai detersivi, poi vi dico quelli con cui, quali mi sono trovata bene. Allora, era in offerta il Genio Più, vi scrivo sempre qua sotto in sovraimpressione i prezzi, Actic Devo, ed è un pulisce pavimenti ai fiori e alla frutta. Il prezzo era ottimo, questo Genio ha tutta la sua linea e secondo me diamogli una chance perché deve essere ottimo. In genere mi trovo bene, mi piace molto perché almeno negli altri che avevo preso l'anno scorso aveva un effetto deodorante a lunga durata, quindi si sentiva molto. Un prodotto igienizzante, un po' più caruccio, bio pura, niente allergeni, solo pulito. Allora, lui è un detergente certificato bio eco, un po' più caro, però ha un complesso veramente incredibile di questi detergenti attivi vegetali. Ve lo può dire una che è allergica al nickel e che addirittura lo usa senza guanti, quindi non mi dà problemi. Poi è multiuso, va bene su tutte le superfici, è molto delicato anche sulle superfici dure e lo utilizzo per tutte le superfici da sterilizzare perché è un ottimo sterilizzante sia per il bagno sia per le superfici plastiche. Quindi ho ricomprato più volte e questo vi posso già dire da subito che è un mio top. Quindi se avete voglia di spendere un pelino di più ma avere veramente la certezza della sia dell'ipoallergicità del prodotto ma anche della sicurezza di non solo pulito, ma anche assolutamente sterilizzato, bio pure. Deodorante che ho voluto prendere perché erano in offerta dell'Ambi Pure. Questi sono ottimi, ottimi perché lo spruzzo anche sulle tende e dà quella assolutamente aria di primavera. Questa è proprio aria di primavera, fragranza fresca. Quindi Ambi Pure. Poi mi piace molto vediamo se riusciamo a farvelo vedere, la nebulizzazione molto sottile, quindi non deposita, ha un'ottima profumazione di fiori bianchi, è assolutamente talcato questa freschezza primaverile. Non ho preso moltissima roba, ma vabbè, ero andata per prendere i solici bocconcini gatto che trovo solo lì. Ho voluto prendere una crema che utilizzerò sia per me che per mia mamma. Un vecchio riscoperto, una Nivea. Io uso tutti i prodotti biologici, ma qua le ho voluto dare la chance perché la Nivea è una garanzia. Soprattutto questa crema corpo super nutriente 48 ore. Questa è veramente valida, la utilizzo da anni, contiene olio di mandorle, quindi è anche molto elasticizzante, si assorbe velocemente, un'idratazione intensa, soprattutto in periodi dove, per esempio, sulla tibia, io non so, con il sole, secca molto, quindi va molto molto bene. Quindi mi dà questa idratazione intensa da 500 mg, era in offerta a 3 euro, questa me la ricordo. Poi ripreso, in questo periodo dell'anno lo riprendo, dategli una chance, lui è ottimo, chiama lo Splendor Classico. Questo è un balsamo istantaneo che io utilizzo moltissimo, ad esempio quando i capelli mediamente sporchi dopo 2-3 giorni, li tiro sempre su per andare nel mio giardino, nel mio orto, e uso spruzzare abbondantemente questo balsamo anche sui capelli sporchi. Lo utilizzi come balsamo perché dona questa morbidezza incredibile, lucentezza, mi piace incredibilmente l'odore di cocco e anche sul capello umido prima dello shampoo ve li lascia veramente morbidi. È ottimo, non dà problemi, nonostante io prediligo sempre prodotti molto costosi per i capelli, ma lui è un must have d'estate, quindi Splendor, balsamo istantaneo. Allora, presa una saponetta, in questo momento mi lavo molto le mani anche nel giardino. Quindi prediligo anche questa saponetta Green Pharmacy al miele, delicatissima. L'avevo già acquistata. Queste sono al miele di Manuka ed è buonissima, buonissima. Ho preso anche questa saponetta vegetale della Tea Tree
al tè tree, sono dei batterica con vitamina E. Sappiamo la vitamina E quanto sia importante per la nostra pelle. Ottimo umettante, ottimo elasticizzante. E poi è uno degli ingredienti che dovremmo sempre guardare nelle creme e in tutto e per tutto. Quindi tria anche un'azione assolutamente sterilizzante. Dischettini Avilea, anche questi erano in offerta. Mi piacciono perché sono piccoli, quindi vanno molto bene nel contorno occhi. È vero che io ho i dischetti in bambù, ma ogni tanto lo lascio, lo taglio a metà e lo lascio con il mio acqua di fiordaliso, che ve la consiglio, la tengo in frigo e decongestiona moltissimo il contorno occhi. Quindi taglio a metà questi dischetti piccolini della Avilea e vado a lasciarmelo proprio con impacco come maschera contorno occhi, quindi acqua di fiordaliso in erboristeria. Prima di farvi vedere i trucchi, vi dico le offerte che c'erano. Allora, questo non era in offerta, ma ho voluto prenderlo, l'Ayurveda Tesori d'Oriente, mi sta piacendo molto, poi in estate li utilizzo moltissimo. Anzi, vi devo fare il video sui profumi estivi, quindi date un occhio. Mamma mia, questo sembra di essere alla spa, è ottimo. Voglio proprio provarlo nel tappo. Allora, avete presente i sali? Questi sali che respirate nell'aria nelle spa, unito a dei profumi tipo il mughetto, fiori quindi molto delicati, e poi questo odore salino, ma non è un profumo marino, ma ottimo. Secondo me dà proprio briosità durante queste giornate calde, ottimo. Ayurveda, poi ve lo racconterò. Mi è piaciuto anche molto il colore. A volte io non so voi, ma mi faccio assolutamente un po' attirare dalle confezioni. Allora, Aquilina in offerta a 8,65 o 95, se non ricordo bene, vi metto sempre qui i prezzi. Ne ho presi addirittura 3. Vediamo che cosa ho preso. Beh, la classica vaniglia è una delle vaniglie più anti-stress che io amo. Aquilina, sappiamo essere la casa di Pink Sugar. Questa è una vaniglia, mi piacciono perché lasciano, sono delle acque dolci profumate. Una vaniglia gourmand, una vaniglia che ha del miele senz'altro dentro, antistress, con oli essenziali. Questa body mist, allora io l'ho spruzzata, poi ho fatto il giro nel negozio, poi ho preso queste due e poi sono tornata a prendere la vaniglia. Le altre due in questione, fragolina di bosco, ottima, fresca, che ama i profumi fruttati, morbida sulla pelle, sappiamo queste acque sono molto persistenti. Questa mi piace perché è proprio, ti presente il gelato, più che gelato direi il ghiacciolo ai frutti di bosco, questi ghiaccioli molto particolari. Fragolina di bosco, questa fragola selvatica, questa fragolina piccolina che ho anche nel giardino, e quando si passa vicino a questa siepe lascia questo odore di fragola selvatica. È ottimo, ha un pochettino di dolcezza della panna, ma la fragola è buonissima, mi dà allegria in questa stagione. E poi il miele per la sera. La vaniglia che ho preso prima, che vi ho fatto vedere, l'Absolute, è anche un po' mielata, però vediamo questo miele sublime. Bello! Vediamo un po'. Wow! Se amate l'odore del miele, attenzione se siete in esterno alle zanzare, eh? Buonissimo, miele e crema, io lo chiamerei. È buonissimo, saponoso, miele saponoso. Queste ne parleremo poi in un bellissimo video sulle acque profumate. Intanto le uso un pochino così mi abituo. C'è un odore buonissimo di dolci, ma molto delicato, molto talcato, non gourmand. Si differenziano bene le note. Poi, Essence, ho preso un po' di cosine di Essence. Allora, c'era questa nuova linea, ho voluto prendere il Porta Beauty Blender e la Blender. Trovo molto bene, con le Blender di Essence. Trascinata dall'euforia di questa collezione di Walt Disney, che io adoro, sapete che io disegno e dipingo, vengo dall'Istituto d'Arte,
Quindi io adoro io i fumetti della Disney. Questa in questo caso è la palette di Mary. Poi ho preso Essence e Catrice, questi sono di Essence. Ho preso il blush e l'illuminante, andiamo a vederli. Lui è quello della carica dei 101 ed è l'highlighter ed è fatto così. Vediamo un po' com'è. Eccolo qua, quell'illuminante. Adesso andiamo poi a provarlo. Sono belli perché hanno questa parte dorata. Andiamo un po' a swatcharli. Bello, bello, bello. Eccolo. Andiamo a provarlo. Sì. È un illuminante. Direi carino, leggermente rosato, però carino, direi che è carino. Polvere molto sottile e raffinata. Questo invece è il blush con Bambi, sono bellissimi. Ed è così. Allora, lui è un blush, no, questo è l'illuminante. Qua cosa dice? Maxi blush. Ah, l'altro era un blush e questo è l'illuminante. Un po' più piccolino. Sì, molto raffinate queste polveri. Molto molto bello, eh? Guardate che bello, c'è la parte rosa e la parte. Poi ho preso la terra che avrete già visto, senz'altro, questa di Catrice ed è questa terra bellissima. Eccola qui col cagnettino. Vedete? Ho messo un po' di improntine. Ok, andiamo a dare un po' di terra. Andiamo a prenderlo da terra. Andiamo a provarla. Anche se in realtà oggi già un po' di terra ce l'ho, eh. Sto utilizzando il fondotinta che mi hanno regalato di Perricone ed è un fondotinta siero che dà questa colorazione così. Scusate, se andando via il sole, sono le 6 di sera, quindi questa colorazione bella e poi mi lascia il viso assolutamente idratato. È un fondotinta con i peptidi. Ottima quindi anche la terra. Andiamo a vedere l'ultima cosa che è questa bella palette. Eccola qua, guarda che bella. Andiamo a vedere i colori. Tolgo. E i colori sono questi qui. Qua la potete vedere proprio alla luce naturale, quindi c'è dei viola, dei rosa, questi bei colori terrosi. Facciamo vedere qualche swatch. Scusate il mio cerotto. Guardate che bello. Dual chrome. No, mi piace sempre la consistenza dei marroni, che dicono molto nelle palette. Quindi direi dei matte, ma anche molto, molto morbidi. Andiamo a vedere uno shimmer. Bellissimo. Sì, direi che non sono male. Andiamo a vedere anche questo colore. Bene, ecco, ha questi toni del marrone, del viola, è ottima. Mi piacciono molto. Andiamo a provarla insieme. Quindi, questo per oggi è tutto. Adesso, come al solito, facciamo la nostra solita rubrica finale. Eccoci con i top dell'altro mese. Che non vi possono mancare, questo è quasi finito. Geomar, termocrema punti critici. Allora, avevo preso sia in quella con l'effetto ghiaccio, che l'ho tenuta per questa stagione, e questa invece era quella effetto caldo, che la utilizzo sulla pancia, sui fianchi, sui punti critici che voglio dimagrire. Devo dire che mi ha dato una grande azione rimodellante. È vero, si sa che le creme non sono quello che risolve i nostri problemi di grasso, perché ci va comunque dietro un'alimentazione. A quanto a tal proposito, mi invito ad aspettare
aspettare il mio video che uscirà questa settimana sui punti critici, il grasso localizzato e come combatterlo. Il massaggio giusto, vedrete uno strumentino che vi aiuterà. Vi dirò alcuni prodotti che ho utilizzato negli anni con i quali mi sono trovata veramente bene e quelli che invece vi faranno azione immediata. Quindi questo è uno di quelli, Geomar punti critici, questo è ottimo, dato 2 volte al giorno, le prime 2 settimane, poi finendo il prodotto una volta sola a settimana, una volta sola al giorno, è ottimo, vedrete dei risultati, ha proprio i centimetri, provate a misurarvi, io lo utilizzo proprio dove ne ho bisogno, quindi pancia e leggermente i fianchi, ma funziona. Questa è invece la crema a corpo rassodante che ho preso l'altro mese della Greenique, questa crema con acido ialuronico estratto di alga e spirulina. Perché mi piace tantissimo perché sì, l'azione rassodante c'è perché sente proprio la pelle che si ritira, però giustamente è un'azione momentanea. Comunque va molto bene perché è molto facile da è a gel, quindi molto adatta per questa stagione, vedete? Non so se riuscite a vederla che si muove, quindi si assorbe subito, vi lascia proprio la pelle fresca. Questa ve la consiglio in questa stagione, è ottima, ottima, ottima. Dopo lo strumentino che vi farò poi vedere nell'altro video, quindi ottimo. Poi ha l'acido ialuronico, nonostante i gel sembra che non idratino, lui vi lascia la pelle veramente idratata e non unta e si assorbe subito. Quindi questo è un ottimo prodotto che consiglio. Quantità, prezzo, non è un marchio tanto conosciuto, ma lo trovate da Tigotà e poi cosa volete di più? E anche bio. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Ha una freschezza incredibile, ha un odore talcato, cremoso. È morbido, lascia la pelle, vedete, guardate che luminosità, ve l'ho dato, e ha proprio l'acido ialuronico, è ottimo, poi proprio antiallergico, un prodotto ottimo. Come invece un altro prodotto che utilizzo e continuo a ricomprare, ve lo consiglio, ve l'ho già parlato, gli oli di Biolis, io amo gli oli corpo in questo periodo, soprattutto dopo la doccia, antiossidante, questo è al melograno, Biolis. Questa è già la seconda confezione dall'inizio di maggio, quindi utilizzo. Questo mi piace perché, vabbè, Biolis è un marchio biologico. Mi piace per la profumazione delicata, assolutamente non chimica. Infatti sentite proprio l'olio di mandorle, ma si assorbe subito. È rinfrescante, è antiossidante. Vedete proprio la pelle che si compatta e poi questo. Più lei, Clinique, ottimo connubio. Quindi, questo è quello che in questo mese mi è proprio piaciuto, come mi è piaciuto, e finiamo con questi 2 prodotti. Bourjois, avevo preso della linea assolutamente Healthy Mix, per chi ha le pelli secche, il fondotinta nella colorazione vaniglia e il correttore nella colorazione vaniglia. Mi piace molto il correttore perché non segna, il fondotinta perché idrata ma non ingrassa la pelle, è ottimo in questo periodo, ottimo perché il suo complesso di vitamine vi lascia veramente un ottimo, ottimo, ottima base e ottimo. Io ho riscoperto questo marchio, ho preso anche il rossetto e mi piace molto. Invece il rossetto che sto adorando, che ho preso un po' di mesi fa, è questo della Vamp di Pupa ed è fantastico. Questa è la colorazione numero, ve lo dico subito, ve lo scrivo qua sotto ed è questa colorazione. Guardate che bella, malva. Lo sto utilizzando tantissimo, mi piace il suo packaging, mi ha fatto innamorare. E mi piace proprio la densità che lascia le labbra, l'elasticità e la durata. Ottimo, questo ve lo consiglio. Sono un po' più carucci, ma ne vale veramente la pena. Con questo vi saluto, vi do appuntamento prossimamente. Arriverà il video dei punti critici, quindi sarà un bel video di contenuto bello come piace a noi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella se avete voglia di rimanere con una pazza che ama la bellezza. Vi mando un enorme bacio, ovunque siate, vi auguro una buona domenica estiva
Andrei in onda lunedì, naturalmente. Non importa, l'avete già passata. Speriamo con serenità. Un bacio. Ciao.